Raiola, siete tornati al successo contro Mantova e questa è sempre la miglior medicina, no? Sì, vabbè, sicuramente vincere è la migliore medicina e soprattutto un successo importante contro la nostra concorrente per la salvezza, quindi erano due punti fondamentali, sia per la classifica che anche un po' per la fiducia, perché i ragazzi avevano bisogno di questa vittoria. Parliamo dell'ultimo arrivato, Roderick, che vi ha dato già una buona mano, no? Sì, ci ha dato una grande mano, nonostante sia arrivato soltanto mercoledì, si è allenato un paio di volte da giovedì a domenica. Ragazzo di grande temperamento, competitività, devo dire molto simpatico, si è subito integrato nel gruppo e ha dato una grande mano sia in campo sia nell'aiutare i compagni a rendere ancora meglio. Quindi spero sia solo l'inizio e ci possa dare ancora di più in futuro, quando starà ancora più in forma, avrà fatto un po' più allenamenti insieme alla squadra. A fine partita, dopo il successo contro Mantova, il presidente ha detto che forse questa squadra potrebbe anche essere arricchita di un altro giocatore. Ma guarda, in questo momento siamo, diciamo, al completo, nel senso che abbiamo addirittura anche tre stranieri in rosa e abbiamo fatto turnover fino a domenica scorsa. Quindi innanzitutto dobbiamo capire bene, recuperare tutti quanti gli effettivi, capire qual è la formula giusta, la squadra più competitiva che noi possiamo avere. Poi dopo eventualmente avremo un altro ingresso, un altro tesseramento a disposizione da qui a fine anno. Gli infortunati, Jackson, ma anche Rankic non sta proprio al massimo, no? No, Sta parlando. Vrankic non è, Jackson purtroppo ancora non rientra, dobbiamo valutarlo per domenica. Vrankic non è stato al massimo nelle ultime settimane, però lo stiamo recuperando. Quindi, però anche altri, Spizzichini sta finalmente, diciamo, un pochino meglio dal punto di vista fisico, un po' meglio dal punto di vista fisico, e si è visto già domenica e si sta allenando con più continuità, quindi questa è la cosa più importante per noi in questo momento. Domenica trasferta a San Severo, altro match importante perché San Severo molto probabilmente la ritroverete nella fase orologio. Un match no, importante, importantissimo, li abbiamo battuti qui di una ventina di punti all'andata. Una vittoria sarebbe davvero molto molto importante per crescere ulteriormente come squadra, perché da qui a fine anno dobbiamo comunque crescere nel rendimento, nella continuità. Sarà una partita tosta, perché anche loro non stanno vivendo un grande momento, però sappiamo come l'ambiente di San Severo, sicuramente si compatteranno e noi dovremo essere pronti a giocare una grande partita in un ambiente sicuramente molto caldo.